Che significato ha per te portare questo striscione stamattina? Un significato di libertà e cercare di combattere tutti i fascismi affinché non si possa ripetere più la storia del passato e, visti diciamo, la situazione attuale, sempre più che mai attuale, festeggiare il 25 aprile. Sindaco, quello che ti togli dal tuo discorso, l'hai detto all'inizio, l'hai confermato alla fine, bisogna un po' cambiare anche il significato che diamo all'antifascismo, perché se rimaniamo ancorati a questi 80 anni fa non ne usciamo più. L'ho detto, diciamo, molto più concreto, molto più propositivo. Dobbiamo provare a cambiarlo veramente questo paese. Lo dobbiamo cambiare perché in tanti si sono allontanati oramai dalla politica, ma io dico anche dalle istituzioni. Dobbiamo riavvicinare i nostri cittadini alle istituzioni. Per farlo serve sicuramente un approccio molto più concreto su quelli che sono i problemi della gente. I diritti ci sono stati consegnati oggi, però a me non sembra che siano stati realmente, poi si siano concretizzati in ciascuno di noi. C'è troppa povertà, ci sono troppe diseguaglianze, bisogna lottare contro quelle diseguaglianze, ma in maniera concreta, con un approccio molto più, io direi anche pratico, diverso, perché il nostro paese è un paese che va assolutamente cambiato. C'è quindi una resistenza diversa, sociale. Hai fatto tu appello poc'anzi anche alla povertà, tanti disagi, bisogna lottare per... Ma io l'ho detto, siamo un paese che dal 2008 ci stiamo riducendo sempre più nei numeri, con una denatalità impressionante dovuto al fatto che oramai non solo non c'è più fiducia, non c'è neanche più la capacità di mettersi in famiglia. Questo è, credo che sia forse uno dei diritti che vanno assolutamente riconquistati, il diritto di ciascuno di noi di poter immaginare un futuro e anche un futuro per i propri figli, di mettere a mondo dei figli. Ormai abbiamo perso anche questa speranza, su questo dobbiamo ripartire provando a dare nuovamente la possibilità a ciascuno di noi di poter costruire il nostro futuro e il futuro dei nostri ragazzi. Oggi come non mai abbiamo bisogno di fare squadra e di essere sempre più vicini a questo senso di solidarietà e di libertà. Non possiamo permettere che concetti come quelli che molto spesso passano vadano avanti. A tutti noi il compito di essere una comunità attenta e attendere una mano sempre per costruire veramente la pace che parte da noi. Antonello, la questione della memoria è una questione fondamentale. Non ha, credo, molta importanza che la testimonianza venga data dai sopravvissuti, da chi c'era, perché la memoria semplicemente si può tramandare e credo che sia altrettanto importante sottolineare il valore. Certo, a noi interessa molto fare sempre una distinzione fra memoria e storia. Trani ha la sua memoria e la stele che abbiamo messo qui l'anno scorso lo testimonia. Ci sono diversi partigiani tranesi, la sezione di Trani è intitolata ad Osvaldo Pillera, ma non è l'unico. Prima di venire qui siamo stati in una piazzetta a ricordare un altro partigiano tranese. Domenico Di Terlizzi. Esattamente. Attenzione, la memoria è una cosa, ed è importante, però poi dobbiamo ricordare la storia. Io onestamente sono poche le città nelle quali sento risuonare soltanto la canzone del Piave, e l'ho sottolineato anche nell'intervento, perché il Piave è del 1918 e quella guerra l'abbiamo vinta, paradossalmente l'abbiamo vinta. Il 25 aprile del 45 ricordiamo la liberazione del nazifascismo, perché noi nel 43 abbiamo perso una guerra, forse qualcuno lo dimentica, ma il ventennio fascista ci ha portato anche alla sconfitta della guerra mondiale. I partigiani e gli alleati hanno insieme liberato l'Italia, ma noi la guerra l'abbiamo persa. Questo ha causato una serie di conseguenze nel dopoguerra e la ricostruzione non è stata facile, i nostri genitori, i nostri nonni lo sanno. Quindi la storia è di tutti, la memoria è individuale e ricordare i tanti partigiani e internati militari tranesi che hanno pagato anche con la vita la loro posizione, la loro scelta, secondo noi dell'Ampi è una cosa molto importante. Il significato quest'anno del 25 aprile ha avuto già da qualche giorno una forzatura anche da un punto di vista politico. Certo, l'antifascismo è fondamentale e noi siamo una repubblica parlamentare fondata però su una costituzione antifascista. Io ho raccolto il testimone da mio padre, un partigiano decorato
medaglia d'argento al valor militare, proprio perché appunto ha fatto la resistenza, l'ha fatta al nord, è stato condannato a morte, poi i partigiani lo hanno liberato perché era una figura indispensabile per la lotta contro i tedeschi. L'antifascismo oggi ha parecchi significati, lo ha detto bene il sindaco nel suo intervento, significa difendere e resistere anche su molti diritti che stanno andando, come dire, verso il macero. Parliamo del diritto alla salute, con la sanità, parliamo del diritto alla scuola, ad una scuola pubblica, valori per i quali noi eravamo una repubblica modello. Ecco, noi vogliamo festeggiare il 25 aprile quest'anno in maniera antifascista, auspicando che anche il governo messo in piedi da libere e democratiche elezioni fondate sulla Costituzione antifascista dichiari il suo antifascismo. È un 25 aprile quest'anno più che mai significativo. È un 25 aprile, sì, più che mai significativo, perché dobbiamo sempre ricordare, non solo a parole ma con le azioni, che è una ricorrenza nazionale che non deve creare alcun tipo di divisione, in quanto il 25 aprile è davvero la data di nascita del nostro paese. Pensare che il 25 aprile oggi possa creare ancora delle frizioni, degli attriti e delle rivendicazioni di certe parti è insomma qualcosa abbastanza pericoloso, proprio perché in questo momento più che mai abbiamo bisogno di creare dei collanti all'interno della nostra comunità. Pertanto il 25 aprile è di tutte le italiane e di tutti gli italiani che si riconoscono nei principi fondanti della nostra Costituzione.